la massima capienza che questo programma ci consente è di 500 persone, c'erano più di 1200 iscritti, quindi vi ringrazio e intendo spendere le prime parole per dare tutta la mia vicinanza a tutta la popolazione italiana, in particolare alle zone, alle regioni maggiormente colpite da questo flagello del coronavirus. E spero che per tutti possa essere un'occasione di avere un'oretta di tempo insieme per distrarsi un pochino da questo grosso problema. Allora, oggi questo è il primo di una serie di webinar che faremo in collaborazione con Nesply, che ringrazio Marta Nasti, ringrazio Giovanni Ceccato per la loro organizzazione. I would like to thank you also, John. Thank you very much, John, for your great organization. Grazie a John dagli Stati Uniti. E questo è il primo di una serie di eventi. Il prossimo sarà condotto da Enrico il 27 marzo, sempre alla stessa ora, e il terzo di questa serie da Nick il 1 aprile, sempre alle 18:30. Quindi immagino che volete tutti completare la serie di questi webinar. Cerchiamo di fare un 45 minuti di lezione, tra virgolette, una lezione che non vuole essere una lezione, ma una condivisione di quello che faccio clinicamente tutti i giorni, e poi lasciamo spazio a tutte le vostre domande, le vostre curiosità, visto che siete in tanti. Il programma di questo webinar già lo conoscete e partiremo da considerare quali sono i principali vantaggi del movimento reciprocante oggi in endodonzia. Quello che sta cambiando oggi in endodonzia, appunto attraverso l'introduzione di nuovi movimenti e della reciprocazione, che è un movimento che è utilizzato dal Reciproc Blue e dall'R-Pilot, che sono i due strumenti che principalmente oggi vedremo. Abbiamo analizzato in queste due importanti revisioni della letteratura pubblicate sul Journal of Endodontics tutti quelli che sono le applicazioni del movimento reciprocante in endodonzia e come questo può influenzare la nostra pratica clinica. Quindi, per chi volesse approfondire, questi sono due articoli che, se volete, al termine della conferenza c'è la mia mail, potete richiedermi, vi posso mandare tranquillamente. Che cosa significa movimento reciprocante? Noi siamo stati sempre abituati a utilizzare gli strumenti in un momento di rotazione continua, in cui lo strumento ruota per 360 gradi in modo continuo a una certa velocità, che normalmente è tra i 250 e i 350 giri al minuto. Ormai da una decina d'anni la reciprocazione moderna si è aggiunta a questo movimento di reciprocazione utilizzando un movimento di avanzamento di un certo angolo e un movimento di un altro angolo nella direzione opposta. Sappiamo bene che il movimento reciprocante è un movimento non nuovo in endodonzia, è un movimento che è stato utilizzato molto, soprattutto applicato all'utilizzo meccanico degli strumenti in acciaio sin dagli anni 60-70, e gli articoli che hanno analizzato questo sono tanti, letteratura, però diciamo da un punto di vista, Yeah, what I'm diciamo, thinking, moderno, Gianluca, if you don't mind, yeah, let's. quello I che think if we possiamo turn dire è off che your camera, it might help some people il bandwidth. movimento reciproco è stato reintrodotto sugli strumenti meccanici in nickel titanio It may help a little bit. da Gassin-Yared, e adesso vedremo come. Great, Scusate, credo thank che you. ci sia un problema. C'è un problema al video, Jack. Che succede? Scusate un secondo. Perfect. Ok, I will turn up the camera. Ok.
Quindi stavo dicendo, recentemente Gassaniare ha reintrodotto l'utilizzo del movimento reciprocante applicato a degli strumenti meccanici in nickel titanio che a quel tempo erano i protaper. Nella sua tecnica, a quel tempo lui adattava uno strumento già esistente, ma che veniva normalmente utilizzato in modo diverso, a questa nuova tecnica. Dal 2010, o meglio dal 2011, quando sono usciti sul mercato i Reciproc, finalmente c'è stato uno strumento che è stato creato specificatamente per questa tecnica. E poi l'evoluzione dal 2011 nel 2017 sono usciti i Reciproc Blue, che è appunto questa nuova generazione di strumenti reciprocanti. Vi invito a scaricare questo articolo e tutti gli altri che sono possibili, che è possibile scaricare gratuitamente dal giornale italiano di endodonzia, di cui sono un editor, e in cui ci sono tanti articoli clinici molto interessanti. Abbiamo classificato nelle revisioni che avete visto in precedenza la reciprocazione in diverse tipologie. Quella che è una tipologia che utilizza il reciproc è quella che abbiamo definito reciprocazione parziale, in cui l'angolo in avanti è più grande dell'angolo indietro. Ed è, diciamo, la nuova tendenza di questo tipo di reciprocazione, perché mantiene un effetto di rotazione sullo strumento. Il fatto di mantenere un effetto di rotazione ci permette di mantenere la tendenza alla progressione all'interno del canale. Perché è stato reintrodotto il movimento reciprocante in endodonzia? Essenzialmente per ridurre il più possibile il rischio di frattura per torsione degli strumenti e appunto l'incubo che ci attanaglia ogni volta che utilizziamo uno strumento meccanico all'interno del canale. Questo principalmente perché la frattura torsionale di uno strumento è causata nella maggior parte dei casi dal suo utilizzo in rotazione continua. Utilizzandolo invece con un movimento reciprocante abbiamo la possibilità di avere alcune caratteristiche, per cui lo strumento taglia nel movimento che fa in avanti e che è di angolo maggiore, ma questo angolo non supera mai il limite torsionale di questo strumento. Quindi significa che anche se lo strumento si impegna, la punta dello strumento si impegna nel canale, il movimento di reverse, quindi il movimento indietro che fa lo strumento in questo movimento reciprocante, serve a disimpegnare la punta dello strumento e a prevenire la frattura torsionale. E quindi questo angolo è di un angolo minore rispetto all'angolo che fa in avanti. Ovviamente la differenza tra questi due angoli genera quello che vi ho già definito effetto di rotazione, che dà allo strumento una tendenza all'avanzamento. In particolare il movimento reciproc, che è ovviamente coperto da brevetti, ma è stato studiato in letteratura, ci dice che è un movimento che fa 10 cicli al secondo con circa 300 rotazioni al minuto, in cui l'angolo in avanti è circa 150 gradi e l'angolo indietro è circa 30 gradi. Per cui in un ciclo di reciprocazione si fanno 120 gradi netti tra avanti e indietro, e quindi in 3 cicli di reciprocazione si compie una rotazione completa, come vedete nel video in basso a destra. Quali sono i principali vantaggi del movimento reciprocante? Innanzitutto la sicurezza che questo movimento ci dà. È stato dimostrato da diversi articoli a livello internazionale. Questo è solo quello che abbiamo pubblicato io, Nicola e Pierfrancesco Porciani. Su un elevatissimo numero di denti e di canali abbiamo riscontrato un bassissimo numero di fratture degli strumenti Reciproc. 0,2% degli strumenti utilizzati sono stati fratturati. E comunque, quando c'è una frattura con questo movimento, è sempre per un errore fatto dall'operatore. Quindi la sicurezza è il principale motivo di utilizzo del movimento reciprocante. In più, il movimento reciprocante mantiene la stessa efficacia rispetto al movimento rotante. Gli strumenti utilizzati in reciprocazione hanno la stessa capacità di taglio di uno strumento utilizzato in rotazione continua, almeno con la reciprocazione che utilizzano i reciproc. Inoltre, e questa è stata una scoperta dopo l'introduzione del movimento reciprocante, perché non si ipotizzava che il movimento reciprocante potesse migliorare o innalzare la resistenza alla fatica ciclica di questi strumenti. In realtà abbiamo dimostrato nei nostri studi che ogni strumento, qualsiasi strumento, se utilizzato con un movimento reciprocante qualunque, in particolare con quello dei Reciproc, dura di più in un canale curvo rispetto allo stesso strumento se questo viene mosso in un canale curvo con un movimento di rotazione continua. In ultimo, ovviamente, dobbiamo avere tutti questi vantaggi pratici, ma mantenere almeno una qualità di preparazione simile, se non migliore, rispetto a quella che possiamo ottenere con degli strumenti rotanti. E ci sono degli studi,
sia su blocchetti di resina che eseguiti alla MicroTac, che ci dimostrano che la qualità di preparazione con gli strumenti reciprocanti, di reciprochi in particolare, è quantomeno sovrapponibile, se non migliore, rispetto a quella ottenibile con gli strumenti rotanti o con lo stesso strumento utilizzato in rotazione continua. Quindi, da un lato abbiamo i vantaggi determinati da una maggior sicurezza nell'utilizzo di questi strumenti, sia per la riduzione della frattura, del rischio di frattura per torsione, sia per la riduzione del rischio di frattura per fatica ciclica. E dall'altro abbiamo un'ottimale capacità di taglio e una ottimale qualità della preparazione. Quindi, come possiamo sfruttare questo movimento oggi per sagomare il canale in una maniera più semplice, più efficace e più predicibile? Tra gli strumenti reciprocanti, ovviamente andiamo a vedere in principio l'applicazione del Reciproc Blue. Il Reciproc Blue ha le stesse caratteristiche del Reciproc M-Wire, quindi le stesse dimensioni, e lo stesso disegno, e quindi lo stesso tipo di applicazione rispetto a quello che era il Reciproc M-Wire in precedenza e che è ancora presente sul mercato. Che cosa sta cambiando e che cosa sta iniziando a cambiare dal 2018, quando è stato introdotto il Reciproc a livello mondiale? Ovviamente l'utilizzo di questi movimenti, l'utilizzo di questo strumento con nuovi approcci che era già stato introdotto dal Reciproc in M-Wire, ossia un glide path meccanico direttamente con questo strumento senza dover utilizzare strumenti manuali in precedenza. E in più con il Reciproc Blue si è anche venuto incontro alla nuova, nuovissima tendenza degli ultimi anni di utilizzare uno strumento con un metallo, un nichel-titanio trattato termicamente, che ne migliori ulteriormente le caratteristiche meccaniche. E quindi che cosa è cambiato dal Reciproc M-Wire rispetto al Reciproc Blue? Solo questo tipo di trattamento termico che ne migliora ulteriormente le proprietà meccaniche, seguendo quelle che sono le caratteristiche appunto dei trattamenti termici del nickel titanio, che come sappiamo oggi migliorano drasticamente le proprietà meccaniche degli strumenti. Anche l'M-Wire era un metallo nickel titanio trattato termicamente, ma era un trattamento termico che noi definiamo mild, cioè leggero. Che diciamo migliora le proprietà meccaniche dello strumento, ma non ne cambia in gran modo le caratteristiche macroscopiche, cioè se lo prendete in mano sembra uno strumento di nickel titanio tradizionale, ma con delle proprietà meccaniche migliorate. Quando invece è entrato sul mercato il Reciproc Blue, abbiamo avuto uno strumento con un trattamento termico che noi definiamo strong, molto forte, perché ne modifica la struttura molecolare. E determina dei cambiamenti diciamo delle proprietà meccaniche di un strumento molto importanti e anche a livello macroscopico, perché sono strumenti, per esempio, che possono essere precurvabili. Voi li prendete in mano e li possiamo dare una precurvatura, cosa che non può succedere con gli strumenti in nickel titanio tradizionale. E sono strumenti definibili martensitici a temperatura ambiente. Questo trattamento termico ne migliora drasticamente la flessibilità e ne migliora drasticamente la resistenza alla fatica, come abbiamo dimostrato in questo studio da noi pubblicato. E in generale il trattamento blu, che è proprio anche di altri strumenti, è stato dimostrato migliorare le proprietà meccaniche di tutti gli strumenti che possono essere costruiti con questo tipo di trattamento. E questo da un punto di vista clinico è un grande vantaggio, la migliorata flessibilità ci permette di trattare casi di questo tipo con curvature importanti, senza risentirne da un punto di vista di sicurezza e di efficacia, di diverse tipologie di curvature, curvature più regolari o curvature più secche, come questa curvatura apicale di questo canale distale del secondo molare inferiore, che possiamo trattare oggi in grande sicurezza con Reciproc Blue. Per esempio, questo era un tipo di curvatura che con Reciproc in M-Wire avevamo un pochino più di difficoltà a trattare, vista la sua un pochino maggiore rigidità rispetto al blu. Invece con Reciproc Blue, anche in single file, con un monostrumento, riusciamo a trattare questo tipo di curvature in maniera predicibile e sicura. Ed è questo anche vero per le taglie più grandi, il 40 e il 50, traggono un grande vantaggio da queste migliorate proprietà meccaniche, per cui possiamo utilizzare strumenti più grandi in casi molto complessi come questo, con doppie curvature, per preparare degli apici che hanno questo tipo di diametro apicale, 40 o 50. Quindi non dobbiamo aver paura oggi nel trattare canali curvi con queste caratteristiche, anche con diametri particolarmente importanti.
uno strumento più flessibile dovrebbe garantire o può garantire anche una migliore centratura all'interno dei canali radicolari. E quindi possiamo effettuare delle preparazioni conservative sia a livello coronale che a livello apicale, salvaguardare dentina coronale, perché possiamo diciamo, effettuare un accesso canalare più conservativo, non più rettilineo all'apice radicolare, ma rettilineo all'imbocco canalare, e nello stesso tempo preservare l'anatomia apicale grazie alle proprietà meccaniche, alla flessibilità e alla capacità di taglio e all'efficacia di questo tipo di strumenti. Quindi questo è veramente molto importante, ci permette di cambiare i nostri approcci all'endodonzia e in particolare ai canali più complessi. Questo sia nei trattamenti che nei ritrattamenti in cui abbiamo la necessità di mantenere l'anatomia originale senza alterarla, e qui vedete in questo singolo caso tre diverse tipologie di curvatura nelle tre diverse radici trattate. In più, come vi dicevo, abbiamo la possibilità di avere un accesso conveniente, per esempio in alcuni casi, attraverso la precurvatura di questo strumento. Diciamo che la mia reazione al fatto di poter precurvare uno strumento meccanico come questo è stata all'inizio abbastanza scettica, perché io, come tutti noi, abbiamo sempre usato strumenti tradizionali senza poterli precurvare e non abbiamo mai avuto grossi problemi. Mi sono accorto solo dopo aver utilizzato questa possibilità di quanto è vantaggioso in una serie numerosa di casi, come in questo caso una paziente con una limitata apertura della bocca in cui dobbiamo trattare un secondo molare inferiore, e vedete che abbiamo la possibilità di inserire, precurvando lo strumento, anche direttamente in questi imbocchi senza distruggere la parte mesiale di questo dente, altrimenti avremmo, con uno strumento non precurvabile, avremmo dovuto buttare giù molto più struttura in questa parte mesiale per poter inserire uno strumento dritto all'interno di questi imbocchi. Invece, precurvandolo, abbiamo la possibilità di preservare tutta questa struttura e poi quindi di fare un restauro adesivo a ricopertura parziale senza dover sacrificare struttura dentale in questo senso. Quindi, e da qui in poi mi sono accorto in quante situazioni abbiamo necessità, per esempio, di imboccare un imbocco mesiale di un molare superiore o inferiore con poca visibilità, scarso accesso, e la precurvatura di questo strumento ci rende questa operazione veramente molto più semplice. Quali sono le caratteristiche tecniche di questo strumento che fanno sì che questo strumento ci dia dei grandi vantaggi durante la sagomatura canalare? Intanto è una tecnica single file, cioè un monostrumento. Ma cosa significa per noi una tecnica single file? Significa che con un solo strumento, tendenzialmente il Reciproc 25, abbiamo la possibilità di completare la preparazione del corpo del canale radicolare con un solo strumento invece che con una serie di strumenti. Quando parliamo di preparazione base del corpo canalare, parliamo di una preparazione che arriva a un diametro di 25, a una conicità più o meno 0,6, o che può essere variabile, o 0,4. Però questo è diciamo, il diametro di preparazione a cui tutte le tecniche mirano ad arrivare come sequenza base. Quello che possiamo fare è arrivare qui con un solo strumento invece che con due, tre, quattro strumenti. Poi, ovviamente, ogni canale è diverso dall'altro, quindi se sarà necessario possiamo eseguire una preparazione apicale più allargata utilizzando il 40 e il 50 lì dove dovesse servire, o possiamo fare delle rifiniture laterali utilizzando lo strumento in brushing o facendo delle tecniche di attivazione dell'irrigazione più attive. Quindi, però, come preparazione base possiamo ottenerla con un solo singolo strumento. Questo strumento è uno strumento single use ed è stato, diciamo, questo ci permette di poter eliminare tutta una serie di fattori ergonomici molto complessi legati all'utilizzo degli strumenti rotanti e al numero di utilizzi degli strumenti rotanti, e quindi a contare il numero di utilizzi degli strumenti rotanti. In questo caso, con i Reciproc possiamo fare tre canali, quattro canali tutti insieme. Possiamo fare anche casi sei canali in un'unica visita, come in questo caso, o sette canali in un'unica visita, come in questi due molari. Non è un grosso problema, un problema di resistenza alla frattura. Questi strumenti possono essere utilizzati per più canali. Però lo stesso strumento viene utilizzato per la preparazione dell'intero canale, quindi viene sottoposto a uno stress maggiore tutto insieme. E uno strumento utilizzato in 3-4 canali, magari complicati, può perdere diciamo un pochino nella sua capacità di taglio. E quindi tutti noi ci rendiamo conto che
lo stesso strumento utilizzato dopo 4-5 canali ci dà una sensazione nella nostra mano diversa rispetto che ha utilizzato nel primo canale. Quindi lo strumento non è sterilizzabile ed è conviene, soprattutto per i molari, sempre utilizzare uno strumento nuovo. La caratteristica tecnica, una importante caratteristica tecnica di questi strumenti è che hanno un taper variabile, una conicità variabile, per cui diciamo, sappiamo che hanno una conicità 0,8 in punta per 3 mm, che ci permette di fare questa sorta di deep shape, cioè di una preparazione conica a livello del terzo apicale, ma che ha una taper variabile che riduce la dimensione a livello del terzo medio e coronale ad una dimensione minore rispetto a quello che può essere un 25,06 a taper costante, quindi ci permette di salvaguardare dentina coronale a livello dell'imbocco. E quindi questo lo possiamo definire anche come un approccio conservativo. Vista l'era di non sia minimamente invasiva in cui stiamo andando, già questo è un approccio conservativo perché limita il diametro coronale. Ovviamente ci aspettiamo che nel prossimo futuro possano esserci degli strumenti reciproc anche ancora più conservativi. La sezione di taglio di questi strumenti è una sezione ad esse italica ed è una sezione che ha veramente un grande vantaggio, fatta con due lame. Perché? Perché queste due lame ci danno, ormai gli studi ce lo dimostrano, un'elevata efficacia di taglio e un'elevata flessibilità. L'altra caratteristica è che queste spirali del reciproc sono orientate in senso antiorario. Che significa che possiamo azionare lo strumento unicamente attraverso il suo motore, col suo movimento, il movimento reciproc hall. Questo per non utilizzare altri strumenti con questo movimento e per utilizzare questo strumento con altri movimenti, perché il grande vantaggio di questo strumento è quello di poter essere utilizzato col proprio specifico movimento. Utilizzando entrambe le cose abbiamo i massimi vantaggi. Abbiamo dei motori col filo, dei motori senza filo a disposizione per poter fare tutto quello che vogliamo. Che cosa ci permette lo step by step del Reciproc Blue oggi? Essenzialmente due grandi vantaggi. Poter fare una tecnica single file, quindi utilizzare l'R25 come unico strumento per poter iniziare la terapia canalare e finirla, se non che abbiamo bisogno di una rifinitura apicale, e poi poter negoziare i canali, fare uno scouting dei canali direttamente con questo strumento senza utilizzare altri strumenti manuali, senza nessun glide path, almeno per il terzo coronale e il terzo medio. Questo significa che questo strumento ha la capacità di unire due fasi in una, la fase di negoziazione, quindi di scouting, di management del glide path and di flaring, con la fase di shaping, di preparazione del corpo del canale. E questo è stato dimostrato dagli studi dei nostri colleghi, amici, in particolare da Gustavo in Brasile, che l'utilizzo del Reciproc MY in quel momento con questa tecnica ci permetteva di sondare canali che non erano senza un glide path nel più del 95% dei canali dritti e in più del 90% dei canali curvi. Per questo la tecnica che utilizziamo è una tecnica senza glide path che utilizza il Reciproc Blue direttamente nel terzo coronale medio, prendendo i 2/3 della lunghezza di lavoro e andando a preparare questo canale con dei movimenti brevi ma veloci in ampiezza di circa 1 mm, 3 movimenti di va e viene, possibilità di utilizzarlo in brushing, e poi dopo questi 3 movimenti si utilizza l'irrigazione, si puliscono le lame e si va avanti fino a che non arriviamo al terzo, aver preparato fino a 2/3 della lunghezza di lavoro, anche utilizzando una irrigazione con ultrasuoni o sonica, come vedremo dopo, ogni volta che irrighiamo. Questo step by step si ripete ciclicamente fino a che non arriviamo a 2/3 della lunghezza di lavoro stabilita radiograficamente. A quel punto abbiamo bisogno di uno scouting apicale con un 10 manuale sotto il controllo del localizzatore elettronico e quindi possiamo completare poi la preparazione endodontica con questo tipo, con lo strumento Reciproc Blue fino al termine del terzo apicale. Ovviamente il Reciproc Blue è un sistema integrato che prevede la presenza di coni di carta, coni di gutta, otturatori della stessa dimensione.
Parlando di glide path, però, sappiamo che molti professionisti, anche quelli che utilizzano il Reciproc in modo standard, vogliono utilizzare anche il Reciproc dopo aver fatto un glide path. E quindi oggi, come oggi, anche se noi sappiamo benissimo che possiamo utilizzare il Reciproc senza nessun glide path, appena nel terzo medio e coronale, VDW ha introdotto il primo strumento da glide path reciprocante sul mercato. Il R-Pilot. Questo non è uno strumento che si inserisce nella tecnica reciproca, è uno strumento a parte per poter fare il glide path in generale, ma che può poi essere anche inserito all'interno della tecnica reciproca. Quali sono le caratteristiche ideali di uno strumento da glide path? Ovviamente il movimento reciprocante, come abbiamo detto prima, perché ci rende più sicuri. Ovviamente una sezione ad S perché ci aumenta la capacità di taglio, ci aumenta la flessibilità e ci migliora la tendenza all'avanzamento di uno strumento di piccole dimensioni. In questo caso vogliamo un metallo M-wire perché abbiamo bisogno di uno strumento che resista di più alla torsione. Se abbiamo uno strumento già flessibile perché è uno strumento di piccole dimensioni e uno strumento trattato termicamente con trattamenti più aggressivi tipo gold o tipo blu rischia di distorcersi di più nel tentare di sondare un canale. E in più vogliamo una punta piccola e semi-attiva che ci permetta di sondare i canali più complicati nel modo più efficace possibile. Tutto questo è racchiuso da questo strumento che io e Nicola Grande abbiamo contribuito a sviluppare con VDW nella sua fase di prototipazione, chiedendo alcune particolari caratteristiche, tra cui appunto abbiamo questa taper costante 0,4 con una punta 12,5. Abbiamo una sezione AS, ma un pochino più cicciotta, come vedete, rispetto al Reciproc, quindi più resistente alla torsione. Abbiamo un pitch length variabile, cioè una distanza tra le spine variabile. Più vicine le spine sono più vicine a livello del terzo apicale, più separate a livello del terzo coronale. Perché? Perché così a livello del terzo apicale abbiamo una maggior resistenza della punta. Una punta che non è attiva, ma che ci permette con un angolo di transizione specifico di avanzare all'interno dei canali con grande efficacia. Con l'utilizzo dell'M-Wire e quindi come quella che definisco io la potenza grigia di questo tipo di metallo, che si pone con delle caratteristiche intermedie tra il nickel titanio tradizionale e il nickel titanio trattato termicamente tipo il blu, con delle caratteristiche meccaniche più vicine a quelle del nickel titanio tradizionale. Quello che dobbiamo sottolineare è che questi strumenti si sono dimostrati essere molto flessibili e molto più resistenti alla fatica ciclica di tanti altri strumenti per il glide path, anche trattati termicamente. Che significa che questo metallo, anche se ha un trattamento termico meno importante, meno aggressivo rispetto al blu, rende questi strumenti già di per sé iperflessibili. Il loro disegno li rende già iperflessibili e sono più flessibili rispetto a strumenti trattati con trattamenti termici più aggressivi. Quindi non ci serve uno strumento per pilot in blu, per esempio, perché è già sufficientemente flessibile. Quello che ci serve è uno strumento che sia resistente alla torsione. Perché? Perché gli strumenti in fase martensitica, come blu, gold, DM, TF, questa tipologia di strumenti, sono diversi rispetto agli strumenti M-wire o in nickel titanio tradizionali, che hanno una maggior resistenza alla torsione. Gli strumenti martensitici hanno una maggior resistenza alla fatica. Però gli strumenti martensitici hanno una maggior tendenza alla deformazione, cosa che invece è ridotta negli strumenti M-wire o martensitici. E quindi l'M-wire tende a limitare, a ridurre quelli che sono i limiti degli strumenti martensitici classici, che sono le deformazioni plastiche. E infatti altri strumenti trattati termicamente da glide path hanno una maggiore tendenza a deformarsi, come vedete in questo caso, una deformazione in uno strumento trattato nello stesso canale con entrambi gli strumenti. Perché l'M-wire è più resistente alla torsione. Ovviamente abbiamo un grande vantaggio nel effettuare un glide path meccanico rispetto all'effettuare un glide path manuale. Sono
numerosi vantaggi. Principalmente riduciamo il tempo operativo, in più riduciamo il rischio di creare gradini o trasporti apicali con strumenti manuali rigidi da sondaggio 10, 15, sono strumenti rigidi con cui rischiamo in canali curvi di creare dei danni iatrogeni. È più semplice per l'operatore, abbiamo una minor fatica dell'operatore, una minor tendenza all'estrusione dei detriti rispetto a una strumentazione manuale e quindi una minor tendenza ad avere dolore post-operatorio ed è una tecnica più semplice da imparare e da insegnare. Come inseriamo lo strumento AirPilot nella, diciamo, nella nostra pratica clinica quotidiana? Possiamo inserirlo come strumento da glide path universale, che significa che noi diciamo, abbiamo necessità di uno sondaggio, solo unicamente di un sondaggio fino a uno strumento manuale 8, per poter poi utilizzare lo strumento AirPilot. Quindi, in tutti i casi in cui noi riusciamo a fare un sondaggio manuale con uno strumento 8, possiamo direttamente partire con lo strumento AirPilot senza nessun altro glide path prima. È lo strumento AirPilot che ci prepara poi il glide path, ci fa il pre-flaring, quindi ci preallarga il canale per poi utilizzare qualsiasi altro strumento che sia nelle nostre mani e vo che volessimo utilizzare nelle nostre mani. Ovviamente per chi come me utilizza una tecnica reciproc, lo strumento AirPilot da glide path può essere utilizzato anche all'interno della tecnica reciproc. Noi possiamo fare un sondaggio manuale con l'8, aprirci il glide path e il pre-flaring con l'AirPilot e poi fare la nostra tecnica standard con il reciproc. Oppure possiamo fare la tecnica standard con il reciproc, preparare terzo coronale e terzo medio e poi fare un sondaggio apicale solo con l'otto e preparare il terzo apicale con il glide path con l'AirPilot e poi riprendere con il reciproc fino al terzo apicale. Possiamo inserirlo in questo modo all'interno della tecnica reciproc. Ma noi sappiamo che nell'80% dei casi la tecnica reciproc può essere portata a casa e a termine solo e unicamente con un solo strumento, ma in un 20% dei casi possiamo utilizzare anche l'AirPilot, oppure possiamo utilizzarlo qualora ne avessimo voglia, perché ci sentiamo più sicuri nel fare un glide path e preallargare il canale prima dell'utilizzo dello strumento reciproc. In questo è un caso di ritrattamento al primo molare superiore ed è un caso tipico in cui io oggi utilizzo l'AirPilot. Un caso tipico è quello di un canale dimenticato, oppure quando dobbiamo sondare un canale complesso come questo canale MB2 di questo molare superiore. In questo caso utilizzo l'AirPilot anche senza nessun sondaggio, perché il movimento reciprocante ci aiuta in questo caso, ma ovviamente l'ideale sarebbe utilizzarlo dopo lo strumento 8 manuale. Oppure apro il terzo coronale con lo strumento Reciproc Blu che non ha bisogno di nessuna apertura coronale con uno strumento manuale e eseguo il mio glide path. Questi strumenti AirPilot sono eccezionali per preallargare un canale in cui abbiamo magari paura o difficoltà o paura nell'inserire uno strumento Reciproc Blu come strumento iniziale. Questo è il caso poi terminato col trattamento di questi sei canali di questo molare superiore, due mesiali, due distali e due palatini, come potete vederli da questa radiografia, poi nel controllo a 2 anni prima di fare il trattamento protesico. Oppure in questo altro caso, è un caso in cui quando io vedo un'anatomia di questo tipo, una doppia curvatura, per esempio con un canale stretto, curvo, complesso, un secondo molare inferiore, preferisco limitare il sondaggio manuale quanto più possibile, quindi un file 0,8 massimo, fare un preallargamento con l'AirPilot, come in questo caso portato a lunghezza di lavoro, quindi glide scouting, glide path e pre-flaring tutto insieme con l'AirPilot, addolcire queste curvature, preallargare questo canale e poi inserire lo strumento Reciproc Blu fino a lunghezza di lavoro. Questo ci permette di avere una gradualità di preparazione in questi casi particolari, che sono un 20% dei canali che possiamo incontrare, in cui magari possiamo avere qualche difficoltà all'avanzamento col Reciproc Blu e vogliamo, diciamo, creargli una strada più semplice da poter seguire.
E questa poi è la radiografia al termine del trattamento. Andiamo, diciamo, a trattare l'ultima parte di questo webinar sull'importanza della fase di detezione canalare sul protocollo di irrigazione nella detezione ultrasonica e sonica ad alta potenza. Sappiamo bene che l'irrigazione è un fattore fondamentale all'interno del nostro trattamento, all'interno del nostro trattamento endodontico, perché noi sappiamo bene che con la strumentazione meccanica, noi siamo solo e unicamente con la strumentazione meccanica, noi siamo in grado di ridurre in maniera importante il numero di microrganismi che rimangono all'interno del canale radicolare anche senza nessun irrigante e nessuna medicazione, ma che diciamo questa riduzione della carica batterica non è sufficiente, così come non è sufficiente. Cioè, quindi la strumentazione meccanica da sola non è in grado di disinfettare un canale infetto diciamo, diciamo, in un modo tale da poter ridurre l'infezione e essere sicuri di poter avere una certa percentuale di successo. E quindi dobbiamo unire la preparazione meccanica al controllo dell'infezione attraverso l'irrigazione endodontica, perché anche l'irrigazione senza preparazione meccanica non è in grado di ridurre la carica batterica in un canale infetto. Noi sappiamo benissimo che gli irriganti vengono portati all'interno dei canali radicolari dalla strumentazione meccanica e che dobbiamo allargare il canale a un certo diametro per poter permettere agli irriganti di giungere al livello del terzo apicale. E quindi la nostra terapia sarà un circolo virtuoso tra disinfezione meccanica ottenuta direttamente dagli strumenti e disinfezione chimica ottenuta dall'azione degli irriganti nello spazio creato dagli strumenti. Anche se noi sappiamo benissimo che non siamo in grado di sterilizzare completamente un canale radicolare, ma che il nostro obiettivo reale è quello di ottenere una massima riduzione della carica batterica a livelli compatibili col nostro organismo, per cui il nostro organismo possa ridurre l'infezione all'interno dei canali radicolari e promuovere una guarigione clinica. E quindi tutto questo è generalmente effettuato in una terapia endodontica attraverso quella che chiamiamo preparazione chemomeccanica, quindi l'utilizzo degli irriganti insieme agli strumenti meccanici per poter ottenere un risultato ottimale. Ovviamente tutti noi sappiamo che nel nostro protocollo di irrigazione le due principali componenti che dobbiamo rimuovere sono una componente organica e una componente inorganica. Per la componente organica utilizziamo ipoclorito di sodio per rimuovere la componente organica di polpa e batteri. E per rimuovere la componente inorganica utilizziamo l'EDTA principalmente. Normalmente, quando utilizziamo degli strumenti meccanici al nickel titanio, in particolare strumenti reciprocanti, in particolare Reciproc single file, riduciamo drasticamente i tempi di preparazione canalare. E come avete visto prima in un esempio che vi ho fatto, possiamo preparare questi due molari in un tempo ragionevole di un appuntamento normale di 1 ora e mezza, e se abbiamo un po' di tempo facciamo anche le due ricostruzioni coronali nella stessa seduta. Questo quindi ci permette di ridurre drasticamente i tempi di lavoro, ma per questo motivo dobbiamo potenziare quanto più possibile la nostra irrigazione chimica, perché se riduciamo i tempi di irrigazione dobbiamo potenziarne l'efficacia di questa irrigazione, e in particolare dell'ipoclorito di sodio, dell'agente antimicrobico più importante che utilizziamo durante tutta la preparazione canalare. E quindi il nostro protocollo di irrigazione è basato sull'evidenza scientifica e diciamo dal punto di vista dell'irrigazione c'è una buona evidenza. Ovviamente abbiamo la necessità di inserire nuove tecnologie per migliorare la detersione canalare. Fino ad oggi, fino insomma, a tutt'oggi, il gold standard per l'attivazione degli irriganti è l'attivazione ultrasonica. Io utilizzo questa fonte ultrasonica, la VW Ultra, perché? Perché è specificatamente fatta per ogni singola punta, il che significa che se noi utilizziamo le sue punte da irrigazione, in particolare queste IRS dorate ultrasoniche non attive, sappiamo benissimo a
che range di potenza lo dobbiamo utilizzare, perché su questa fonte di ultrasonica abbiamo che le punte IRRI, caratterizzate dalla nomenclatura IRRI, devono essere utilizzate a questo tipo di potenza, come sappiamo anche che tutte le altre punte possono essere utilizzate alla loro rispettiva potenza. La letteratura ci dice oggi che gli ultrasuoni migliorano l'efficacia dell'ipoclorito, migliorando il flusso che può così raggiungere delle aree irraggiungibili ai nostri strumenti, che migliora la rimozione di detriti determinata dall'azione meccanica di spinta dell'irrigante nelle zone più raggiungibili, e una migliore attività antimicrobica. Quindi con gli ultrasuoni il consiglio era sempre stato quello di fare un'irrigazione ultrasonica passiva alla fine dell'ultimo strumento, 1 minuto per ogni canale, cambiando l'ipoclorito di sodio ogni 20 secondi, quindi 3 cicli da 20 secondi. Con una punta IRRISAFE come questa, vedete l'attivazione degli irriganti di questo tipo, di questo bubbling effect, queste bolle che si vengono a creare. Quindi il nostro protocollo di irrigazione standard ha sempre previsto l'utilizzo di un ipoclorito ad alta potenza durante la strumentazione, un'attivazione ultrasonica passiva dopo l'ultimo strumento, con questa tempistica, le DTA al 17% dopo l'attivazione per rimuovere lo smerlayer e i detriti inorganici. Oggi abbiamo inserito l'EDDI, quindi un'attivazione sonica ad alta potenza, durante la strumentazione e dopo l'ultimo strumento utilizzato. Quindi utilizziamo l'EDDI 20 secondi, 10-20 secondi ogni volta che rimuoviamo il file dal canale e irrighiamo con la siringa. Quindi un'attivazione che abbiamo definito Stepwise Intraoperative Activation e che è in pubblicazione con un articolo accettato sul Clinical Oral Investigation. 20, 10-20 secondi di EDDI durante la strumentazione e 3 cicli da 10-20 secondi di EDDI dopo la strumentazione, dopo l'ultimo strumento per ogni canale. Questo ci permette di migliorare la detersione canalare in maniera importante, perché l'EDDI è uno strumento plastico che ha, diciamo, una punta 20 che permette di arrivare a lunghezza di lavoro facilmente e che ci dà tutta una serie di vantaggi, una attivazione sonica con questo manipolo sonico da montare sulla poltrona a 6.000 Hz, trasferisce l'energia a questa punta di plastica che quindi non rischia di danneggiare il canale come può fare una punta metallica. Una vibrazione ad alta frequenza ci permette di avere una importante efficacia antibatterica con questi movimenti di oscillazione 3D che possiamo vedere attraverso questi video. La punta si muove in maniera molto spinta e quindi tende a muovere l'irrigante all'interno del canale in maniera molto attiva. Punta sonica ad alta potenza a 6.000 Hz si comporta ugualmente bene rispetto a un'attivazione con una punta ultrasonica nel ridurre la carica microbica, anche nel ridurre l'accumulo di detriti, o scusate, la risoluzione di tessuto in questo articolo, o nel ridurre l'accumulo di detriti in quest'altro articolo. Quindi diciamo anche la letteratura scientifica sta venendo incontro a questa tecnica che ci permette di ridurre l'accumulo di detriti durante la strumentazione e che poi non siamo capaci di rimuovere al termine della strumentazione. E per esempio in casi come questo, un premolare superiore con 3 canali, in cui abbiamo una grossa comunicazione tra i canali, e vedete che quando attivo l'irrigante all'interno di un canale, l'irrigante si muove all'interno di tutti gli altri canali radicolari. E questo fa sì che ci rendiamo conto di quanto questa attivazione sia impotente nel poter raggiungere anche gli spazi meno raggiungibili, quindi le comunicazioni di anastomosi tra un canale e l'altro. E questo è molto importante poi per permettere ai materiali di otturazione di penetrare all'infusi e di promuovere poi la guarigione a lungo termine di questi clinici, come vediamo in questo caso, con 3 canali. In un altro studio che abbiamo pubblicato, in un'ottica l'EDDI garantisce delle canali di diametro di preparazione, ma non aumenta dell'EDDI o nei ritrattamenti di questi canali. Come vedete, un solvente all'interno di un canale già preparato e attivato con l'EDDI
vedete da questo video, permette, diciamo, un'ulteriore dissoluzione di materiale che magari è stato spinto sulle pareti canalari ma non rimosso dalla strumentazione meccanica. E vedete come diciamo, il materiale è liquido, esce rosa ancora, nonostante la preparazione fosse terminata. Quindi questo nei ritrattamenti può essere un buon suggerimento. Attivare con Eddy al termine della preparazione un solvente e poi effettuare diciamo, l'ultimo flusso di lavaggi per poter rimuovere Gianluca, diciamo, tutto may I il interrupt one solvente. second? Questo è particolarmente vero soprattutto nei casi in cui abbiamo anatomiche molare superiore. Stavo Gianluca, dicendo, are you there? scusate che è mancato l'audio. Se adesso va bene, ripeto quello che stavo dicendo, sia Yes, il thank you. suggerimento di utilizzare l'Eddy nei ritrattamenti al termine della preparazione canalare per migliorare la detersione dei canali radicolari dopo la rimozione dei materiali di otturazione. Questo è il caso che avevamo visto anche prima e vedete in questo video l'utilizzo dell'Eddy con un solvente della guttaperca al termine della preparazione canalare, quindi quando si presume noi avessimo già finito e se fossimo pronti per l'otturazione, l'utilizzo dell'Eddy, vedete il liquido come esce fuori rosa. E significa che stiamo sciogliendo ulteriore guttaperca che era rimasta magari spalmata sulle pareti canalari. Lo facciamo questa attivazione cambiando l'irrigante, il solvente, finché non vediamo che questo liquido fuoriesce non più colorato. E questo ci permette di migliorare la detersione, soprattutto in casi come questo, molare superiore. Questo molare superiore è particolare con una fusione della radice palatina con la radice distovestibolare, questo grosso canale AC, questo grosso istmo tra il canale distovestibolare e il canale palatino. L'attivazione con l'Eddy ci permette, vedete, di far fluire questo irrigante in tutti questi spazi e migliorare la detersione, che poi ovviamente permette spazi endodontici. E questo poi è il caso terminato. Direi che abbiamo esaurito nel tempo previsto questi argomenti e io vi voglio ringraziare per l'attenzione, comunicandovi che tutto quello che avete visto sarà frutto e sarà pratico, si chiama Endo Channel Guido, per dare la mia voce sull'endodonzia e che è online su questa piattaforma, è www.endo-channel.com o nei prossimi applicativi. Qui c'è anche la mia mail e posso avviare, credo, la mia webcam se ci sono domande. Jack, credo che mi selezionerà delle domande nella. Nel box che vediamo, perché così poi le potete vedere tutti. Allora, io non sento. Ok, allora leggo in diretta insieme a voi. Usando nella tenuta mi sono imbattuto in un articolo del 2000 di Malentacca. Sì, esatto. Questo articolo di Malentacca è stato pubblicato sul giornale italiano di endodonzia. Quindi lo potete trovare al sito del giornale italiano di endodonzia, al link che vi ho dato prima. È un articolo del 2002 in cui Gianluca, Malentacca due domande, utilizzava lo scusa, stesso molte motore che adesso utilizza iniziano a Gassan, chiudere. utilizzava Di Gassan quale? Yared, che è il motore APR tecnica, con lo strumento Proteper F2, dimostrando che resistevano di più alla fatica ciclica. Gassan Yared viene considerato, ecco, è l'inventore degli strumenti che sono oggi sul mercato ed è stato il primo che ha pubblicato un articolo in lingua anglosassone, perché questo articolo è in lingua, sul giornale italiano Andalusia è in lingua italiana. E Gassan anche stava studiando questo movimento da prima della pubblicazione di quell'articolo, però sì, in letteratura questo articolo del 2002 di Malentacca è il primo esempio in cui si parla di reciprocazione con questo motore APR. Grazie per la condivisione. Nel mio corso e nelle mie lecture più estese, la storia della reciprocazione parte proprio
da quell'articolo, in questo breve webinar, non ho potuto fare un excursus così ampio. Ok. Cosa attribuisci la rottura di uno strumento? Viene forzato troppo? Allora, tendenzialmente, quando uno strumento il reciproco o uno strumento reciprocante si rompe, il problema è dell'operatore. Sì, stiamo forzando troppo lo strumento. In particolare con Reciproc Blue dobbiamo effettuare dei movimenti più brevi, un'escursione più breve, 1 minuto, e meno forti rispetto, con una pressione meno forte rispetto, per esempio, a quello che facevamo con Reciproc MWire. Questo perché? Perché la lega blu è, diciamo, una lega più duttile rispetto alla lega MWire, e quindi dobbiamo ridurre il tempo in cui in cui la punta dello strumento taglia. In più, l'overutilizzo, cioè della punta dello strumento, fa sì che la punta dello strumento, che è il punto dello strumento in cui noi tagliamo sempre e comunque, perché questi strumenti tagliano in punta 2-3 mm di punta, e quindi ripetutamente attribuiamo lo stress alla punta stessa, dobbiamo darle sollievo, tra virgolette, quindi dobbiamo ridurne quanto più possibile il tempo di ingaggio. Quindi nei canali molto stretti, per esempio, dobbiamo cercare di magari fare più passaggi prima di arrivare al terzo apicale, ridurre il numero di stroke, di passaggi, e fare passaggi più corti con meno pressione. Questo può essere un piccolo consiglio clinico. Tendenzialmente, quando rompiamo uno strumento di questo tipo, sta nel nostro errore di voler avanzare troppo rapidamente o di mantenere lo strumento in pressione verso l'apice troppo a lungo. C'è il rischio di creare false strade con gli strumenti reciprocanti? No, tendenzialmente no, se non c'è già una situazione anatomica che possa predisporre a questo. Spiego meglio. Allora, intanto con Reciproc, la tecnica del Reciproc è quella di fare il glide path senza strumenti manuali nel terzo coronale e nel terzo medio, ma di fare lo scouting con uno strumento manuale nel terzo apicale, che è, diciamo, il punto più delicato dei canali. Quindi, terzo coronale e terzo medio non si crea mai una falsa strada. Quello che può succedere in qualche caso è che noi abbiamo creato lo stampo dello strumento all'interno del canale, che è uno strumento grande, poi andiamo a sondare con lo strumento manuale e ci sembra quasi che ci sia un piccolo gradino, perché è la forma dello strumento che rimane nel canale, e quindi la parte più apicale rimane più piccola, e quindi c'è, diciamo, una piattaforma in quel punto, ma non è un gradino, è semplicemente la forma dello strumento e non è né una falsa strada. Quindi, se noi abbiamo poi con lo strumento manuale, riusciamo ad arrivare all'apice col 10, non abbiamo praticamente in nessun caso nessun tipo di falsa strada. Quando dobbiamo precurvare uno strumento manuale, invece, a quel punto dobbiamo utilizzare delle altre strategie. Utilizzare strumenti manuali precurvati per arrivare in apice, ridurre, diciamo, l'entità della curvatura e quindi la necessità di precurvare uno strumento, oppure utilizzare uno strumento più piccolo come l'R-Pilot per fare un glide path, un preallargamento che permetta uno scorrimento più facile e veloce del Reciproc Blue. Jack, mi passi un'altra domanda. I Reciproc Blue non sono troppo aggressivi nei canali curvi. Il termine aggressivo è un termine sbagliato per quanto mi riguarda. Sono efficienti. E non so, diciamo, io voglio uno strumento efficiente. Più uno strumento taglia, e meno rischia di rimanere impegnato all'interno del canale e quindi di rompersi. E quindi nei canali curvi assolutamente non sono troppo aggressivi. Anzi, la reciprocazione permette di mantenere l'anatomia di qualsiasi tipo di curvatura, e non c'è nessun problema. La reciprocazione e l'utilizzo di uno strumento single file ci permette di rimanere centrati all'interno dei canali. Quindi, anzi, più è difficile un canale, più voglio uno strumento efficiente. No, non mi piace definirlo aggressivo, mi piace la definizione di efficiente. Precurvi lo strumento rotante prima di affrontare un canale con curvatura notevole? Non è importante, nel senso che una volta che hai precurvato lo strumento, quando lo inserisci nel canale, lo strumento assume la forma del canale. Quindi non è che tu puoi dare una precurvatura iniziale e poi lo strumento segue, in movimento meccanico segue la precurvatura iniziale che gli hai dato. La precurvatura, e questo è un bene, perché diciamo, adatta alla forma del canale e alla curvatura. E diciamo, la flessibilità di questi strumenti garantisce che questi si adattino a qualsiasi tipo di curvatura.
curvatura. Il grande vantaggio di poter precurvare uno strumento meccanico prima di inserirlo nel canale è appunto poter facilitare l'inserimento all'imbocco della punta dello strumento anche in casi particolari, con denti particolarmente inclinati o con difficoltà di accesso, in particolare agli imbocchi mesiali. Velocità e torque riferito all'utilizzo di Reciproc Blue. Bisogna capire bene quando si parla di reciprocazione, non si parla di velocità e torque, perché lo strumento viene mosso col movimento reciprocante impresso dal manipolo. Quindi la velocità è già stabilita, il torque non esiste perché il movimento reciprocante non ha necessità di controllo di torque, perché ha in sé l'autoreverse. Il movimento che va indietro è di per sé il suo autoreverse e quindi la nostra ancora di salvezza, il nostro paracadute per impedire la frattura. Nello specifico la velocità è più o meno 300 rotazioni al minuto. A volte dopo aver preparato con R25 chiudo con gutta per 25, ma il carrier si blocca un paio di millimetri prima la lunghezza di lavoro, cosa che non cambia per R40 o 50. Questo è strano perché di solito il Guttacore, così come il Gutta Fusion 25, è tarato sul Reciproc. O meglio, dovete prendere il Guttacore, anzi in questo caso il Gutta Fusion, della taglia R25, perché il Guttacore 25 è tarato sul verificatore 25, sul size verifier. Quindi è possibile che non scenda a lunghezza di lavoro. Quindi se volete stare sicuri con lo strumento Reciproc dovete prendere l'otturatore Reciproc, cioè l'otturatore R25, R40, R50. Se non avete quegli otturatori, dovete verificare col verificatore che il verificatore allivia la lunghezza. Come si comportano i Reciproc nei Confluence? Perfettamente, nel senso che possiamo andare col Reciproc nel canale principale e preparare il canale confluente fino al punto di confluenza. Quindi in questo caso, come in tutti i casi, in tutte le tecniche e con tutti gli strumenti, la cosa importante è una diagnosi precoce della confluenza. Perché? Perché andare in una confluenza da tutti e due i canali con lo strumento è rischioso e non è necessario. Quindi andiamo fino all'apice nel canale più semplice e ci fermiamo fino al punto di confluenza nel canale più complesso. C'è sempre un canale che entra nell'altro canale principale con una confluenza più a 90 gradi. Quindi questo canale non lo dovremo preparare fino all'apice perché sennò farà una curvatura molto brusca, ma lo prepariamo fino a qua. E il canale più semplice, quello rettilineo, lo prepareremo fino all'apice. Come si estrae un Reciproc Blue fratturato al terzo medio, una radice mesolinguale di un 36? Se vuoi te lo faccio vedere in diversi video che ho, o meglio, io non l'ho sul Reciproc Blue perché se lo utilizzi in maniera coerente è difficile che lo fratturi. Ma diciamo che è una domanda per un corso di una intera giornata, quindi se ci sarà occasione ci saranno altri webinar su questo magari. Come approccio un canale stretto, R-Pilot e poi direttamente R25. Allora, se io, come il caso a doppia curvatura che vi ho fatto vedere, vedo nella radiografia preoperatoria una difficoltà o un canale molto stretto, sono tranquillo oggi nell'utilizzare l'R-Pilot e poi direttamente l'R25 blu. Anche se nella stragrande maggioranza dei casi io inizio con l'R25 direttamente, se sento che l'R25 ha difficoltà ad avanzare come in un canale molto stretto, o dentina dalle caratteristiche molto dure, o un canale molto lungo, allora mi fermo, preparo il terzo coronale, il terzo medio col Reciproc e poi preallargo il terzo apicale, tutto il resto del canale col R-Pilot prima di inserire il Reciproc blu nuovamente. Oggi, nei casi molto estremi, una piccola percentuale di casi, mi piace utilizzare anche degli altri strumenti intermedi. Per esempio, ci sono i Rotate. C'è uno strumento Rotate 15.04 e 20.05 che nei canali veramente molto 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 complessi mi piace inserire dopo l'R-Pilot e prima dell'R25 per fare una sorta di sequenza step by step che preallarghi il canale in maniera più da poter rendere l'arrivo del Reciproc Blue in apice più semplice. Nei casi in cui abbiamo canali molto stretti anche a livello coronale, tipo molari, canali mesiali e molari inferiori, a questo punto
potremmo anche decidere di utilizzare una tecnica più conservativa a livello del terzo coronale, come utilizzare un 25-04 dei Rotate, degli altri strumenti rotanti di VTW e Dancefly. HG e Torque si può utilizzare l'R-Pilot. Ancora, cerchiamo di spiegarci bene, gli strumenti reciprocanti non devono avere non, se, non, se, non hanno necessità di impostare rotazione e torque, perché sono utilizzati solo e solamente con un unico movimento, il loro movimento reciproc all. Quindi non serve. Se il clap è esclusivamente meccanico, come sai che ti do il terzo coronale e il terzo medio nel caso in cui non hai segnali di rivelatore? Intanto puoi prendere una misurazione preoperatoria su una radiografia preoperatoria ben fatta con la tecnica dei raggi paralleli e sono abbastanza precise. Ovviamente ad occhio, nel senso, cioè un terzo tu lo misuri 4-5 mm, non puoi sbagliare più di tanto. Se non ti funziona il rilevatore, devi fare in modo che ti funzioni, perché senza il rilevatore non si può lavorare. Comunque tu lo fai ad occhio sulla radiografia preoperatoria, prendi con un file sulla radiografia preoperatoria, oppure se la radiografia preoperatoria è digitale, prendi la misura sul programma digitale, prendi quella misura stimata e metti 2/3 di quella misura sul reciproc per fare la preparazione del terzo coronale e medio. Esclusivamente. Questo abbiamo già risposto. R-Pilot, il suo utilizzo è una curva del predimento lunga, mi dà l'idea di essere troppo sottile e quindi di facile rottura. Allora, no, allora, lo strumento sottile è di facile rottura se usato in rotazione continua. Il movimento di reciprocazione ci riduce intanto la curva di apprendimento perché è più sicuro e ci migliora la sicurezza. Quindi, se utilizzato secondo le indicazioni del produttore e con grande attenzione, quindi con movimenti brevi e veloci, c'è un minor rischio di frattura che se tu utilizzi uno strumento rotante. Quindi lo strumento piccolo è sempre delicato, ma in reciprocazione è più sicuro, ovviamente. Allora, con la punta Eddy arrivo a lunghezza un po' prima. Sì, mi fermo a 1, massimo 2 mm da lunghezza di lavoro, circa 1-2 mm da lunghezza di lavoro, perché si è visto che l'attivazione dell'irrigante, anche con gli ultrasuoni, non va oltre un paio di millimetri rispetto alla punta che utilizziamo. Ovviamente, se utilizziamo l'Eddy durante la strumentazione, arriviamo fin dove siamo arrivati con lo strumento senza impegnare l'Eddy nel canale. Sodio, ipoclorito di sodio o EDTA si inattivano a vicenda. L'arteria necessaria di ritirare? Sì, o meglio, no, nel senso che si inattivano a vicenda, sì. Per questo io non li alterno e tutti i protocolli oggi ci dicono di non alternarli all'interno del canale durante la preparazione. Durante la preparazione si usa solo ipoclorito di sodio, al termine della preparazione si attiva l'ipoclorito e dopo si utilizza l'EDTA. Quindi l'ipoclorito di sodio durante tutta la strumentazione non è mai inattivato dall'EDTA. Se li vogliamo alternare, potete benissimo utilizzare soluzione fisiologica o acqua distillata, ma non acqua ossigenata all'interno, o acqua, sì, insomma, soluzione fisiologica o acqua distillata. Quanti minuti vengono dedicati all'irrigazione? Allora, con protocolli di potenziamento, l'irrigazione più ne usi e meglio è, sia in quantità che in tempo. Ovviamente con il protocollo di attivazione con l'Eddy, durante la strumentazione, ogni volta che faccio 3 passaggi con lo strumento meccanico, faccio l'irrigazione, un paio di millilitri almeno, e attivazione con l'Eddy per 10-20 secondi, quindi sarà 1 minutino, 2 minutini di irrigazione ogni volta che, non uso, che tolgo lo strumento dal canale. In più, al termine della preparazione, facciamo 1 minuto per ogni canale con attivazione di 3 cicli da 20 secondi. Quindi, insomma, però più è il tempo che irrighiamo, meglio è. E se abbiamo casi particolari con lesioni particolari, trattamenti con lesioni refrattarie, più irrighiamo e meglio è, e più tempo dedichiamo all'irrigazione e meglio è. Non scaldi mai l'ipoclorito? Allora sì, io dipende, insomma, non è così fondamentale. Utilizzo l'ipoclorito scaldato sopra i 45 gradi, intorno ai 45 gradi, ma sappiamo
Sappiamo bene che questo ipoclorito torna a temperatura corporea nel giro di pochi secondi, di meno di un minuto, quindi diciamo che la sua efficacia è molto breve se lo utilizzate preriscaldato. Tra PUI, che sarebbe Passive Ultrasonic Irrigation, attivazione sonica con Eddy, qual è la migliore, come sa dice la letteratura, vi ho fatto vedere che gli studi recenti ci dicono che l'Eddy, attivazione sonica ad alta potenza, ha risultati sovrapponibili a quelli della PUI. Quindi con un sistema più semplice, più veloce, più facile, otteniamo più o meno gli stessi risultati. I nostri studi, uno già pubblicato, hanno dimostrato anche che otteniamo lo stesso risultato della PUI in tempi minori. Quindi se noi facciamo cicli di 20 secondi con la Passive Ultrasonic Irrigation, possiamo ottenere con l'Eddy in cicli di 10 secondi. Questa è una buona cosa perché possiamo ridurre il tempo di attivazione. La letteratura dice questo. Però parliamo di attivazione sonica con Eddy ad alta potenza. Le altre attivazioni soniche a bassa potenza non hanno la stessa efficacia e tutti gli studi ci dicono che non sono Gianluca. buoni come l'Eddy o gli ultrasuoni. Altre domande? Gianluca, ti posterei un'ultima domanda, dopodiché le ulteriori domande, ne sono arrivate moltissime, le ulteriori domande che noi stiamo salvando, eventualmente Preparare in una sola sede risponderemo canali via gli studi. mail Preparare o in altra maniera a chi le ha poste. in Questa è una sola l'ultima sede canali. Gli domanda che studi ci direi dicono possa un che po' la riassumere percentuale di successo dei molte delle denti trattati cose che hai endodonticamente in detto. una o due sedute è sovrapponibile. Ovviamente, se possiamo finirli in una seduta, io preferisco. Se non possiamo farlo per motivi di tempo, perché non riusciamo ad asciugare il canale o disinfettare come vogliamo, facciamo una seconda seduta. Bene, prima del messaggio di chiusura che tra qualche secondo manderà la mia collega, volevamo scusarci per alcuni problemi di audio che ci sono stati durante la presentazione. In ogni caso, tutto il Sono altre webinar è stato domande? registrato e quindi verrà mandato a tutti quanti i partecipanti al webinar e anche a tutti quanti coloro che non hanno potuto entrare nella sala perché i preiscritti erano molti di più dei posti che avevamo a disposizione. Quindi prego la mia collega Marta di mandare il messaggio di chiusura. Concluso l'incontro. Ringraziandovi per la partecipazione, vi ricordiamo i prossimi due appuntamenti dedicati all'endodonzia. Venerdì 27 marzo il dottor Enrico Cassai tratterà il tema del sigillo endodontico e del sigillo coronale, mentre mercoledì 1 aprile il dottor Nicola Maria Grande analizzerà i problemi relativi ai ritrattamenti e ai casi complessi. Entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle ore 18:30. Vi ricordiamo che la diretta live è riservata a un numero massimo di 500 partecipanti. Consigliamo di iscrivervi ugualmente per ricevere il link dove vedere l'evento registrato quando lo riterrete più comodo. Il calendario completo degli eventi online organizzati dalla Display Sirona Academy è consultabile sul nostro sito aziendale. Di nuovo grazie e in questi giorni particolari un grande in bocca al lupo a voi tutti da parte del team Display Grazie a Sirona. tutti per essere Buona stati serata. qui, ci tengo a salutare tutti, siete stati numerosissimi e mi fa piacere di questo grande successo. Grazie a tutti e un abbraccio virtuale a tutti quanti. Grazie Gianluca, buon auguri anche a te.